Il problema è che mancano, nel senso che essendo stata tutto il quantitativo prodotto dalle aziende destinate al mercato italiano assorbito dagli acquisti delle gare regionali, manca il vaccino per vaccinare le categorie attive, quelle che non rientrano nei piani vaccinali, cioè le persone con meno di 60 anni, e che quest'anno in un numero sicuramente superiore agli altri anni, come raccomandato da tutti gli scienziati, vorrebbero vaccinarsi in numero maggiore. Lei pensi che addirittura ci sono aziende che sia come titolare di farmacia che in qualità di presidente di Federfarma mi telefonano per dire: senta, ma non si trovano i vaccini, perché noi vaccineremmo a nostre spese tutti i nostri dipendenti. Sono tante, e sono anche medie imprese quelle che costituiscono il tessuto economico dell'Italia, aziende che hanno da 50 dipendenti in poi, che hanno un medico aziendale, quindi non avrebbero nessuna difficoltà a vaccinare, tranquillamente comprerebbero i vaccini. È un problema questo se non si trovano, sicuramente. Perché quando ci sarà il piccolo di influenza c'è il rischio di intasare gli ospedali? Sì, il rischio è duplice. Uno è quello della mancata diagnosi differenziale, cioè essendo in prima fase i sintomi del Covid e i sintomi influenzali molto simili, poi ovviamente il Covid ha delle ingravescenze, e questo in prima fase, quindi si rischia di avere una sovrapposizione di diagnosi. In secondo luogo, certamente, siccome anche l'influenza purtroppo dà delle complicanze, se si va ad installare gli ospedali con le complicanze dell'influenza, ci saranno meno spazi liberi per gli eventuali malati di Covid, è intuitivo. Ma di che numeri si parla riguardo la mancanza di vaccini? Guardi, secondo me manca 1,5 milioni di vaccini.